Bene amici, eccoci qui. E abbiamo preparato una pasta all'uovo classica e con lo stampo andiamo a riempire i nostri raviolini di mascarpone. Una volta stampati passiamo il mattarello sopra e con l'aiuto di una rotella tagliamo la pasta, tagliamo i ravioli. Qui abbiamo la base del nostro ragù. A posto dell'olio abbiamo usato la pelle dell'anatra, un battuto di aglio, di carota, una bacca di ginepro, del rosmarino. E facciamo cuocere pochissimo l'anatra e bagniamo con del fondo di anatra stesso. E lasciamo, questo è un passaggio importante, lasciamo in infusione il ragù che non è completamente cotto, insomma lasciamoci tutto in infusione che si prende tutto gli umori, tutto il gusto del petto e del fondo dell'anatra stesso. Qui abbiamo un cucchiaio di ragù d'anatra, appunto, un battuto di aghi di rosmarino, tuffiamo i raviolini nell'acqua salata. Scoliamo il raviolino e lo mantechiamo con il nostro ragù di anatra, togliamo dal fuoco, mantechiamo con del parmigiano, un filo d'olio e siamo pronti per impiattare. Raviolino di mascarpone con ragù d'anatra e riduzione di vino rosso, è uno dei cavalli di battaglia di alloro.